I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 26.08 CIR e 15.04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Buongiorno, buon giovedì mattina a tutti quanti voi, come sempre un ben ritrovato e ciao anche a te Marco, ben Ciao ritrovato. Arianna, buona Buongiorno primavera, insomma anche a sono te, mamma, giorni che ormai giorni estate, bellissimi. sì, non va molto bene, però insomma è così, ne parlavamo Beh, il anche sole però ieri. io me lo godo, dai. Sì, ma non è normale, quindi No. insomma vuol dire che anche chi ha l'influenza se la porterà fino a Ferragosto. Intanto ben ritrovata, un buon Vero. giovedì mattina a tutto il pubblico di Casalotto, andremo a commentare i piccoli risultati di martedì, ma siamo assolutamente pronti io e Lio ad affrontare questa sera la sesta estrazione del mese. Ed è proprio su questa che ci sono particolari non speranze, perché insomma su quelle quattro già vissute, 5, 2,90 li abbiamo presi, ma c'è per questa sera un 9 che è molto particolare. Lo aspettavamo già martedì, ci ha traditi, ma lo dobbiamo assolutamente rimettere in campo. Tra pochissimo ve lo spiego, commenteremo anche i risultati che ci sono stati. Qualcosina abbiamo fatto martedì, insomma state lì, io sono pronto. A Di te. cosa parleremo questa mattina? Andremo a parlare di Antonella Elia, il perdono di Antonella Elia, ha perdonato proprio il suo fidanzato, poi di una casetta piccola, 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 la più piccola in Italia, larga appena un metro. L'andremo a vedere e poi tanti auguri a Robbie Williams. Tutto questo, come vi dicevo, tra pochissimo perché adesso iniziamo subito a parlare, dei preziosi consigli di Marco. Allora, guarda, io parto praticamente subito, poi andremo appunto, come già vi ho detto, a commentare il 13:31 dal Cagliari-Torino, quindi è arrivato, l'avevamo già vinto sulla ruota di Cagliari, quindi insomma quel lambo straordinario, unico e vertibile, è già arrivato due volte. E poi il 45:81, l'unico ambo di figura 9, c'è stato un discreto movimento di alcuni elementi della figura 9 e qui parliamo della ruota nazionale. Quello però è stato un ambo secco, devo dire molto carino, sulla nazionale. Era molto atteso il 9 più che il 90, perché insomma negli scorsi giorni si era parlato di come sia Cagliari che Palermo ci avessero già premiati nelle prime estrazioni del mese con due ottimi 90, addirittura con degli ambi a ripetizione. Vi ricordo che per esempio l'11,90 è già stato vinto due volte, però nella scorsa, dove il tutto avrebbe dovuto riprendere a livelli straordinari, in realtà si è fermato. E quindi che cosa vuol dire? Attenzione a questa sera e a sabato. Già avevamo detto che era proprio in prossimità della quarta quinta che la ripresa del gioco del 90 e della figura 9 e a questo punto anche del 9 che è prioritario dovevano dare insomma grandi risultati. Vabbè dai, una la accettiamo, più di una no. Questa sera l'aspettativa è altissima. Il fatto che il 9 abbia anche questo leggero ritardo, lo dico per chi ama il 9,90, e beh, attenzione, perché insomma quello si può tranquillamente avvicinare. Certo, è un ambo che è un po' che non arriva, lo seguiamo di sovente. Ci sono momenti dove vale di più e altri dove vale di meno. Intanto andiamo dritti alla meta con un 90 straordinario, andiamo a vedere due ruote. Io una delle due spero di farvi capire essere importantissima. Ho appena ricordato, abbiamo vinto a Cagliari e a Palermo, ne manca una delle tre che ce l'ha proprio tra i frequenti. Andiamo insieme a vedere qual è.
Massima attenzione, il tragitto è più lungo perché hanno spostato la redazione al paese dopo. Attenzione perché andremo a vedere tra poco qui sotto l'895095. Sta per comparire, voi iniziate comunque a farlo perché è ovviamente aperto. Eccolo qua, è lui. Allora, vado veloce, abbiamo un piccolo problema grafico ovviamente. Allora, attenzione, poi vi spiego tutto bene. Stiamo parlando di Napoli-Roma, dove c'è stata la 47-43. Dopo li vediamo bene, insomma, con calma ci ritorno, perché questo è sicuramente il portale più importante per quanto riguarda il 90. Intanto stiamo giocando un ambo, un terno, quindi un ambo e un terno sono veramente facili da mettere e da trasformare appunto in giocata. Poi non c'entra trasformare, dovete solo entrare nel portale, prendere i numeri e trasferirli su una schedina, giocando sempre pochi pochi, mi raccomando, soldini. Quello che vi devo ricordare è che c'è di mezzo la ruota di Napoli, la manfrina del Cagliari Napoli. Napoli e Palermo è storia vecchia, Cagliari e Palermo ce l'hanno già dato, manca Napoli, certo, Napoli-Roma, ambo eterno, ce lo giocheremo uguale, qualcuno vuole usare un euro in più? Bene, attenzione al 90, questa sera a Napoli, vi aspetto con Lio dopo il tasto 3. The dollar down in his shoes. I declare that if the world is in a bad condition, the world is in a bad condition. To your house, and when you ask him to rest his head, well, the next thing the guru wants to know is to marry where your husband is. I declare that his world is in a bad condition. Oh yeah, Lord, his world is in a bad condition. She's drinking a beer and a whiskey
The dollar down in his shoes. I declare that if the world is in a bad condition. L'avete visto il Grande Fratello nei giorni scorsi? Allora, c'è stato il perdono ufficiale per il fidanzato. Ha perdonato proprio Pietro delle Piane al Grande Fratello VIP. Il confronto tra i due è andato in scena nel bel mezzo della 10ª puntata del reality show. Poco le importa che l'attore 45enne non abbia superato indenne la prova della macchina della verità. A live non è la D'Urso. Intanto c'è da capire questa macchina della verità se effettivamente ha un valore. Dicono che la usino per toste, no? Allora, proprio... noi qui stiamo parlando di stupidaggini, nel senso, vai, stupidaggini sono quelli, sono rapporti veri, però sono loro, noi da spettatori vediamo un teatrino, insomma, che sì, ci porta a sorridere. Certo. Però è una cosa che avevo già sollevato con l'altro ragazzo, non so neanche come si chiama, quello spagnolo, sì, Bonone, ecco, che aveva fatto una roba simile per quell'altra, se avevano... La Paola Caruso. Ma sì, se avevano strombazzato oppure no, insomma, vabbè, sono robe che devo dire, vabbè, sono intrattenimento, mi divertono, le segue, quindi va benissimo. Su sta macchina della verità, non lo so, perché allora finché noi andiamo a dirgli l'hai tradita, l'hai baciata, sì, no, è vero, vabbè, è falso, dai, va bene, ecco, non credo... Cosa che invece era venuto fuori, qui devo dare tra virgolette ragione a Barbara che appunto quella roba lì sia preparata, no, perché in realtà poi quel grafico noi lo vediamo muoversi, cioè lo fanno vedere, no? E il problema è tutta un'altra storia, perché se questo strumento viene utilizzato per motivi completamente diversi, no? Perché sappiamo essere in America un qualche cosa, sì, no, ma in America insomma ce ne sono anche di diverso genere, è un qualche cosa che fa testo in un'indagine, in un qualche cosa di un po' più insomma complicato, se ti dicono hai ucciso tu quella persona, io non lo so quella roba lì che cosa legge, è chiaro che ha questi sensori per la lettura della respirazione, quell'altro per la sudorazione, però poi non siamo tutti uguali, perché c'è chi riesce a tenere un aplomb pazzesco e magari ha appena ucciso la madre e invece ha una capacità pazzesca, c'è chi si agita perché non ha fatto niente, c'ha solo paura e strizza e quindi magari suda come un porco e respira, cioè non lo so, ecco, non è una roba che mi convince tanto, mi spaventa l'idea che possa essere usata come... sorta di prova, cioè nel senso, questo sì, per il resto chi se ne frega, insomma, infatti, se è vero o non vero, poi certo ti mette il dubbio, no, quando gli dici hai baciato quell'altra, tu dici no, quell'altro ti dice falso, e uno dice ah, c'hai la faccia da furbetto, però sei anche arrabbiato parecchio, quindi probabilmente non è così. È vero. Però, adesso, a parte questa roba qua, mi spaventa un po'. Mm. Poi c'è stato il confronto, sembrava sincero, poi Alfonso gli ha fatto due domande e lì invece si è proprio arrampicato. Sì, vabbè, insomma, poi magari... Quindi non so se... Sai, io entrare nei rapporti niente, personali è sempre difficile, Arianna, perché magari tra di loro c'è una sorta di accordo, magari c'è una gelosia che poi non ci fanno vedere, no, a livello televisivo... E quella sorta, una cosa che aveva accennato lei poco tempo fa, no? Una sorta di divieto nel vedere gli ex. A volte questa roba lo si fa nelle coppie, no? Io invece trovo che sia meraviglioso mantenere rapporti con chiunque. In questo senso non lo so, perché poi magari appunto, boh, poi c'è di mezzo un lavoro o non lavoro, lei scoprirà anche se poi questa cosa è vera oppure no. Però non lo so, insomma. Vedremo, tanto lei è nella casa del Grande Fratello, lui verrà ovviamente monitorato H24 per vedere se combina qualcos'altro, però questo è un po' il riassunto di questa piccola parentesi. Ma che io voglio, parto sempre con il, sono una sorta di credulone in questo senso. Ma ci credo, ci perché credo. Cioè, boh, anche perché se avesse voluto fare le porcherie, insomma, avrebbe fatto ben altro che incontrarla, andare fuori. Sì, vabbè, adesso voglio dire, non è di certo il presidente della Repubblica per cui magari seguito e perseguito, cioè uno che insomma sappiamo poco bene chi è. Cos'è, un attore?
Sì, un attore. Ok, vabbè, non è uno di quelli, insomma, di fama mondiale, quindi non credo che viva con i paparazzi attaccati al sedere. Io ci credo, quindi ci credo che si siano incontrati, poi ci sta, insomma, anche perché se tu hai avuto un rapporto con una persona, magari non hai una stretta di mano di un incontro lavorativo, cioè ci sta un abbraccio, un bacino, insomma, una roba un po'... Boh, io ci credo. Ecco, mi spaventa quella roba lì di quella macchina. Anche a me. Lì credo che bisognerebbe usarla in... Boh, provare, anche perché poi anche lì la tensione di uno studio televisivo, perché insomma chi fa sti lavori più o meno è come stare a casa, non c'è tensione, se non è la prima volta che sei in uno studio televisivo, in linea di massima, insomma, riusciamo a gestire, no? Le emozioni. Non lo so, mi spaventa, perché magari qualcuno è stato accusato per la macchina della verità e poi quella spara sti cosi. Non lo so, vabbè. Che tensione. Vabbè, tra poco vedremo e parleremo della casa più stretta d'Italia, considerata una delle più strette. Adesso ritorniamo di là in redazione con Marco. Ok, no, stavo pensando che perché si era un po' arrabbiata la D'Urso su questa sorta di accusa della manipolazione, potrebbe fare una cosa grandiosa, mettersi lei su quel lettino tutta imbarattata e qualcuno gli ponga delle domande e vedere che tipo di reazione. Sì. Magari scopre che lei dice, questa roba però io non l'ho fatta, tu mi dici così, poi magari l'ha già fatto dietro le quinte, si è già seduta lì, io l'avrei voluta provare, assolutamente sì. Però vabbè, insomma, ci sta tutto. Allora, tra poco parliamo di questa micro casa, noi invece adesso andiamo a parlare di un'altra bellissima possibilità, che è poi quella che ci porta al numeretto 9, che è il vero assente, perché su 5 estrazioni quanto poco e meno 2,90 li abbiamo già vinti, abbiamo avuto dei discreti risultati, ma il 9 non è arrivato. E allora attenti, perché per questa sera questo speciale 9 ha un terno secco di figura 9 e la ripresa proprio martedì ha dato il suo primo sentore e due ambi. Questo è tutto ciò che andremo a giocare e vi evidenzio tra pochissimo il triangolo tra Genova e Nazionale, dove quel 45 e 81 è davvero una bella possibilità. Andiamo a vederlo insieme, venite con me. Ok, 89, 22, 77, questo è l'otto flash, come vedete condizione straordinaria, qui devo dire è stato difficile scegliere tra il 45, 81 e 18, che questo 18, 81 l'avevamo già analizzato proprio durante la diretta, ve ne parlavo anche ieri pomeriggio proprio in diretta e quindi un piccolo indizio ve l'ho regalato per una cosa che ho detto prima, ma adesso andiamo al tecnico. 81, 45, 81, Genova Nazionale, ricordiamoci cosa ha combinato la Nazionale nel mese di gennaio, sono due ruote ottime, lo sottolineo, davvero ottime, per il gioco del numeretto 9 e a seguito della figura 9, quindi terno secco con il 9 e la figura 9 e due ambi che escono da quello schema sempre con il 9. Questo è tutto, quindi due ambi e un terno più che giocabili, Genova Nazionale sono le ruote e allora vi aspetto con l'io qui in Lotto Flash, rete fissa, cellulari, lo potete usare tutti, 89, 22, 77, tasto 3. Nella musica ho sciolto un dolce re, che è una nota magica per incantare te. Nella musica io ho nascosto un fa, che è una nota tattica che ti conquisterà. Prendi questa musica, bevi questa musica. Ho messo un forte do, che è una nota utile per trattenerti un po'. Nella musica ho mescolato un mi, che è una nota limpida per farti dire sì. Prendi questa musica, bevi questa musica.
sciolto un dolce re, che è una nota magica per incantare te. Nella musica io ho nascosto un fa, che è una nota tattica che ti conquisterà. Prendi questa musica, bevi questa musica. Ho sciolto un dolce re, che è una nota magica per incantare te. Nella musica io ho nascosto un fa, che è una nota tattica che ti conquisterà. Prendi questa musica, bevi questa musica. Nella musica ho messo un forte do, che è una nota utile per trattenerti un po'. Nella musica ho mescolato un mi, che è una nota limpida per farti dire sì. Prendi. Vero, una casetta piccola 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 significa chiamata la casa della vendetta. Ora vi dico perché. È di Morgan? No. No, siamo intanto in provincia di Palermo. Ma a Petralia. Non è una casa, è una facciata. È una facciata larga un metro, adesso guarda, c'è questa casa larga appena un metro, è considerata tra le più strette d'Italia, qualcuno dice anche del mondo, in siciliano è chiamata casa du Currivu, ovvero della vendetta o della ripicca, e l'origine del suo nome è legato al motivo della sua costruzione. Una lite tra vicini, tanto per cambiare, talmente stretta da non essere mai abitata. Fu costruita negli anni 50 da un tizio per oscurare la vista al vicino che si era opposto all'aumento di un piano della casa prospiciente la sua. Grande! Questa è magnifica, bisogna dirglielo alla Daniela. Mi hanno permesso, esatto, che anche lei dice. Esatto, perché una mettere una siepe, un pannello, un frangivista? Fatto. Esatto, una casa una per casa cui si sta solo in piedi, non credo neanche che sia, però hai visto che ha le finestre e anche le tende? Davvero? Mi sembra, possiamo rivederla un secondo? Guarda, almeno a occhio, sì, io vedo delle tende. Sì, 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 è vero, insomma, è vero. Che non sembra appunto una facciata, non è bellissima. Vero. Ecco, qui tanto di cappello. Chi ha fatto sta roba? Che a volte insomma le liti tra vicini sono pesanti. Terribile. E qua devo dire che questa genialata ha risolto. Carina, mi piace. Sì, ti sì, puoi vorrei mettere capire solo per il lungo. Con che permesso hai tirato su, cioè non so che cos'è, come il catasto, cos'è sta roba, però sicuramente l'avrà studiato, forse. Anche perché altrimenti l'altro gliela faceva tirare giù, quindi certo. La guerra è finita carinissima. Gli ha fatto fare un piano su e quindi lui ha costruito... Più grande il balcone della casa, eh? Bella, mi piace. Sì, non avrà neanche una scala, non lo so, vabbè. Molto carina. Quindi bella. Se siete intorno a Petralia Sottana, andate a provincia di Palermo, andate a vedere questa casetta che esiste davvero, è proprio lì. Tra poco faremo tanti auguri a Robbie Williams. Che è nato proprio oggi, il 13 febbraio, e adesso riparliamo di
consigli di numeri insieme a Marco. Guarda, andiamo subito a parlare di una condizione esclusiva tra il Cagliari Torino, quindi qui rientriamo su ruote molto particolari. Io prima vi ho volutamente ricordato anche la doppia vincita del 13-31. Prima era arrivato a Cagliari con un 13 o un 31 anche a Torino e l'altra sera si presenta a Torino, lo stesso vertibile, con un 13 o un 31, adesso non me lo ricordo, anche a Cagliari. Quindi è stato davvero straordinario. Allora, parleremo di questo Cagliari Torino con questa straordinaria possibilità dettata da, in questo caso, scusate, dall'ambo uguale, quindi è il 13-87, ambo uguale in posizione straordinaria, lo vediamo in redazione, che ci dà un ambo, un terno. E poi qui vi vorrei, perché l'88-89 non fanno chiasso come il 90, ma sono veramente importanti questa sera. Tutto qui, venite con me. Bene, 89-34, 94-94, il tempo inizia a stringere, quindi io qui vado veloce, anche perché insomma il servizio, lo sapete, vi costa poco al minuto, quindi è un portale straordinariamente economico con tre contenuti. Allora, quadrato perfetto tra Cagliari e Torino, che sono, ripeto, ruote straordinariamente attenzionate, molto spesso all'inizio del mese nascondono delle possibilità importanti, come avete visto sul quadro estrazionale, eccolo qua, 13-87, ambo uguale, perfetto, quindi stessa posizione, la matrice dell'ambo uguale, e da qui noi giochiamo un ambo interno, per poi passare allo speciale 88-89 con il suo vertibile e, come vi ho detto, molto attesi. Abbiamo vinto in realtà più 8-80, 88-89 che 9-90 in queste prime 5 estrazioni. Occhio a questa sera, perché quell'ambo che vedete lì, cioè l'88-89, è bellissimo. Non può mancare, e qui è tantissimo che non parliamo di centenari, il terno di centenari. È un momento straordinario, ce ne sono in posizione ottima, vabbè, non vi dico niente, c'è il terno di centenari, e sapete che quando parliamo di ritardatari o centenari abbiamo dei buoni motivi tecnici. Tasto 3 per averli. Oh!
Robbie Williams, facciamo auguri, tanti finito. Auguri. Basta, andiamo là. Allora, star del pop inglese, prima come membro di una delle boy band più popolari di sempre e poi come solista, vendendo in tutto il mondo 80 milioni di album. Nato il 13 febbraio del 1974 nel nord-ovest dell'Inghilterra, irrompe sulla scena musicale del 1990 con gli altri quattro componenti dei Take That. Cinque anni dopo lascia il gruppo andando incontro a un successo planetario. Nel 2006 entra nei Guinness dei primati, vendendo in un solo giorno 1,6 milioni di biglietti per il suo incredibile tour. Bravo, 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 bravo. E adesso pure mi piace anche fisicamente. Non puoi, sei una donna sposata. Vabbè, ma infatti i presenti sono così, giusto per... Sì, va bene. Con gli anni. Bello, bravo, buono, sì? Senza olio di palma, non ha glutine. Tutto perfetto. Tutto con i polifenoli di peonia. Sì, devo dire, insomma... Mi piace, Robby. Sì, auguri, buon compleanno, stop, finito. Auguri e buon compleanno, proprio oggi, il 13 febbraio. Auguri, 74, auguri. Sì, bravo, per lui, 74. Va bene, quindi? Quindi gli ultimi consigli della mattina. Mi rifiuto. Perché poi ci sarà anche il pomeriggio. Che cosa c'è pomeriggio, ancora nel menù di oggi. Sì? Che se magna. Invento, se vuoi. Ah, va bene, allora no. Allora, scherzi a parte, lo sapevo. Noi un bel caffè, vuoi? Volentieri, ma vorrei anche mangiare. Colazione. Io ho fame da ieri, ho sempre fame. Nel menù c'è poi sti accenni di primavera per gli schiantati come me non sono una buona cosa. Stomaco. Perché influenza non finita, sono pieno di vitamine, quindi mi mangerei da solo appena mi sveglio. Insomma, va bene, diventerò una balena, invece di fare il contrario, no? La prova costume, ecco, va bene, mi scostumerò anche quest'anno. Allora, dicevo, attenzione, perché andiamo a chiudere, così abbiamo in questa vetrina del mattino visto tutto ciò che appunto abbiamo preparato io e Lio proprio per questa sera, e c'è una particolarità. Io vorrei aprire proprio pochi minuti, poi se me ne avanzano un paio magari ritorno a parlare del 90, che è la prima traiettoria che abbiamo visto, che rappresenta per questa sera un punto fermo. Voi sapete che noi abbiamo già parlato, quindi c'è un ultimo minuto che verrà poi rivisto anche oggi pomeriggio con i numeri di San Valentino, festa che sta per arrivare. A noi ci interessano di più i numeri che i vari innamoramenti, quindi come vi dicevo l'altra sera non c'è nulla di romantico in tutto questo, ma sono numeri nel dettaglio molto particolari, calibrati e mirati proprio a questo particolarissimo momento. In realtà questa roba noi la possiamo giocare questa sera ed eventualmente sabato, non è un qualche cosa che poi va protratto troppo nel tempo, possiamo arrivare al suo terzo colpo ma poi lì si chiude. Attenti, perché noi abbiamo già avuto un'anticipazione e ve la ricordo, era sulla ruota di Venezia, era ed è, perché chi poi l'ha già giocato è quello che proprio durante la diretta, anzi è stata l'unica cosa che vi ho portato e scelta con Lio martedì sera, quindi invece di parlare del chiassoso 90 abbiamo voluto dare questa anticipazione, quindi quel terno secco su Venezia ce l'avete già. Ora attenti, perché poi abbiamo avuto tutto il tempo, no, di rimetterci al lavoro, e per questo San Valentino c'è il terno giusto, così ha voluto chiamarlo Lio, per quanto riguarda la condizione completa. Quindi sapete che in prossimità della sesta, nel dettaglio di questo mese, ci sono delle possibilità che escono e rientrano proprio nella statistica di quei numeri. Quindi è proprio la parte più importante. Anche qui parleremo di un'unica condizione, un'unica ruota, non ve la voglio svelare. Detto questo, poi il 990 che in apertura vi avevo ricordato. Noi adesso andiamo di là, vi dirò qual è il portale, ed è un portale a basso costo. Vediamo, insomma, se riesco a farvi capire l'importanza di due giocate. Una è il 990, l'altra sono i numeri di San Valentino. Venite con me. Bene, in realtà vi ho già detto tutto dallo studio, solo il numero del portale, mi sono incartato, scusate, che è uno di quelli a basso costo, vi serve pochissimo per avere tutte e due le traiettorie, è l'89 34 94 34. Eccolo qua, ultimo minuto, i numeri di San Valentino giocata al completo, quindi vi serve anche questa, due ambi, un terno. Rientriamo nel mondo dei vertibili, che non è del tutto casuale, perché proprio in questi giorni vi vorrei ricordare
due eventi, il 46-64, l'altra sera il 13-31, quindi c'è un discreto movimento proprio dei vertibili. Quindi, due vertibili e un terno dedicati a San Valentino, fatevi questo regalo, innamorati o no. Come dicevo l'altra sera, anche chi solo è innamorato nel senso buono di Lio e di Marco, ma anche chi ci sopporta poco, perché questa è davvero un'ottima possibilità. Subito dopo c'è cosa fare di sto 9,90. Tutto qui. Vi aspettiamo dopo il tasto 3 per questi due piccoli consigli dell'ultimo minuto, sesta estrazione di febbraio. Ci vediamo questo pomeriggio, 14:30, come sempre, per il secondo appuntamento della giornata. Non mancate, poi vabbè, quello delle ore 20, se non potete seguirci nel pomeriggio, noi ritorniamo con l'estrazione. Ciao Marco. Certo, come si dice spesso, lunga giornata, la passiamo insieme con i tre appuntamenti tutti in diretta. Ovviamente il più importante è quello di questa sera, dove alle ore 20, in anteprima nazionale, andremo a viverci la sesta estrazione del mese. Intanto grazie, io ho guardato in basso perché le linee ci sono ancora, le lascio aperte ovviamente per voi. Ci rivediamo nel pomeriggio alle 14:30. A dopo, ciao! Ciao, a dopo!